Parliamo con l'architetto Cesare Bordese di uno degli elementi architettonici stanno creando discussione in questo momento in Italia, l'aspetto delle carceri. Certo, il problema del sovraffollamento è un problema all'attenzione di tutti. Il carcere, la pena del carcere, quindi della privazione della libertà individuale della persona che sconta una pena, si svolge in un luogo fisico, circoscritto, che è il carcere. Ma questo carcere non viene progettato dagli architetti. Teniamo anche in considerazione che il carcere è un luogo dove ci sono persone che lavorano, perché i cosiddetti servitori dello Stato consumano la loro esistenza. Se io dico sempre un carcere fosse una fabbrica, sarebbe già stata chiusa da tempo, perché i sindacati avrebbero chiuso per le condizioni di disumanità non solo dei detenuti ma anche di chi lavora. Sulla base di queste considerazioni, è una storia per me antica, che bisogna tornare indietro di molti decenni là dove ho incominciato ad occuparmi di questo problema, mi ha portato a promuovere un'azione culturale dove l'architettura diventi uno degli elementi per affrontare appunto i problemi delle persone che in carcere, come abbiamo detto a vario titolo, lavorano e vivono. A questo punto ho avviato delle iniziative a livello di Politecnico, abbiamo dato vita alla Facoltà di Architettura a uno studio virtuale dove portiamo gli studenti ad impegnarsi e a discutere sul tema. Ma abbiamo anche avviato un rapporto stretto, e questo è quasi uno scoop che vi dico, perché sarà delle prossime settimane un primo incontro per arrivare a una programmazione vera a livello nazionale con i vertici ministeriali, finalmente per affrontare in modo organico, programmatico, il problema anche degli spazi carcerari. Voi capite che è un fronte culturale che deve sorgere, che deve crescere, che deve rafforzarsi, con il coinvolgimento anche appunto degli architetti, perché è paradossale che l'architetto sia escluso da questa produzione. Ci si chiede allora, ma fino allora chi sono quelli che progettano i carceri, perché fino a prova contraria sono edifici? E qui tocchiamo una nota dolente nel nostro paese, che è quella che vede i tecnici ministeriali chiusi nel loro ufficio ministeriale, tutti preoccupati esclusivamente a soddisfare questioni di natura numerica e non qualitativa, con dei risultati fallimentari totali, a progettare questi carceri che continuano ad essere ripetuti all'infinito. A differenza delle altre nazioni, dei paesi occidentali, in Italia si è persa la ricerca architettonica su quella tipologia di edificio, non si scrivono libri, non si pubblica poche cose, il sottoscritto qualcosa da qualche tempo l'ha avviato, e quindi voi capite come proprio questo fronte culturale diventi una necessità impellente se vogliamo dare un futuro a noi, al nostro paese, ai nostri figli e anche alla pena, che fino a prova contraria deve essere giusta, ma deve anche essere utile, quindi utile alla società.